Parliamo con Pasquale Macheda della calcistica Spinella, segretario della squadra calcistica Spinella. Sono una fucina di giovani qua nel Melitese, come prima diceva il presidente Laganà, il futsal Melito attinge a piene mani dai vostri giovani. Ecco, quest'anno c'è una grossa novità. Ci è stata chiesta l'affiliazione da più società: Udinese, Parma, Atalanta e una squadra straniera, anche se allora Vicina di confine, voglio dire. E ci siamo affiliati a Parma. Parma Calcio Ufficiale. Però questa è quella che tutte le altre offre le garanzie tecniche. Cioè, si sembra che sia più idoneo per quanto riguarda la crescita dei ragazzi. Il loro progetto ci ha convinti. A fine mese, verso la prima settimana di ottobre, vengono i loro tecnici. Intanto abbiamo reso pubblico la collaborazione che già c'era da tanti anni con la futsal, le calcio a 5. Quest'anno abbiamo deciso di renderla pubblica in modo che si sapesse, perché magari è giusto rendere anche ad otto le persone di merito, che c'è una società di settore giovanile come la calcistica Spinella che da 20 anni fa i soldi sul puro settore giovanile. E quest'anno abbiamo deciso di rinforzare quella che è la seconda categoria attraverso l'anno, passando dei ragazzi che vanno a rinforzare la squadra che è della seconda categoria, che l'anno scorso è stata vittoriosa del campionato. Non di meno, voglio dire, anche per quanto riguarda poi l'Under 18, perché ci sono ragazzi che sono usciti quest'anno dalla categoria allievi, quindi hanno bisogno un po' di essere svezzati. A questo ci pensa Mimmo Tripodi, che Silvio Malaspina, che sono, hanno questo incarico, che lo faranno sicuramente bene, perché anche loro hanno fatto settore giovanile. Sui 35 elementi più, quindi magari qualcuno pensava che si sarebbero ridotti di numero, invece ringraziando a Dio e alle persone che magari hanno tenuto presente 20 anni di esperienza e forse anche magari compiaciuti del nostro lavoro ci hanno dato una grazie. Grazie a voi.